Riccardo Cristiano, Liberi TV, San Pietro Apostolo. Siamo in compagnia di Gianni Talarico che è tra i fondatori dell'associazione Santa Maria del Carmelo, qui a San Pietro Apostolo per ammirare questa bellissima mostra dei presepi, che è già qui dal secondo anno e, e si intitola per l'appunto eh, Mostra dei presepi artigianali. Ti chiediamo Gianni innanzitutto com'è nata questa idea e se sta uh, mh, facendo in modo che persone visitino San Pietro Apostolo. Guarda, l'idea è nata così diciamo per caso, anche perché si voleva fare qualcosa di diverso rispetto ai soliti presepi che sono in zona, eh, dove vengono rappresentati sempre gli antichi mestieri, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo pensato dico, eh, perché non fare qualcosa di diverso, qualcosa dove eh, coinvolgere magari anche i nostri compaesani, eh, anche persone di comuni vicini, eh, nella realizzazione appunto di questi presepi artigianali, perché eh, da noi è molto. Usato, qui al sud specialmente avere il presepe in casa eh, sì abbiamo avuto l'anno scorso con la prima edizione un buon riscontro di, di visitatori e quindi quest'anno naturalmente è venuta in mente di fare la seconda edizione questi presepe per esempio guardando questo qui eh, sarebbe bello chiedere chi lo ha fatto perché prima mi spiegavi che addirittura c'è un presepe fatto da un bambino di 12 anni quindi li può fare chiunque sì hanno partecipato quest'anno alla mostra anche perché abbiamo messo poi un premio il presepe più bello e verrà votato poi da una giuria apposita. E quindi hanno partecipato ragazzini dai 12 anni, ragazzini della scuola media, e gente insomma di San Pietro che si è cimentata in queste opere che, come tu stesso puoi vedere, sono capolavori. di grande valore. Sì. No, sono dei capolavori non solo di tradizione popolare, ma proprio di persone che le hanno realizzate con eh, strumentazioni e, soprattutto. Con materiali eh, di riciclo della natura, come per esempio il sughero, sì Sei sì, parecchi sono in, con delle radici, sughero, eh, alcune le viste, anche magari di cioccolato e sì. pasta di zucchero. Eh, sì, la maggior parte dice con cose molto. diciamo a costo quasi zero. Il sì. che è importante anche questo. Perché poi, come puoi vedere, eh, non lo so, viene la creatività. Poi certo. ognuno con la sua creatività ha creato dei piccoli, veramente dei piccoli capolavori. Chi magari. Eh... li ha realizzati eh, all'interno di una giara dove c'è il vino la, la tegola sì le cose più fantasiose chi ha avuto fantasia ha realizzato la sua piccola opera d'arte diciamo non la chiamiamo così tra l'altro il 6 di gennaio eh, si dovrebbe concludere con un, un altro piccolo evento che è in cammino verso Betlemme giusto? Sì, noi diciamo che poi ogni anno mh, a margine di questa manifestazione eh, creiamo anche delle piccole sottomanifestazioni, chiamiamole così, con magari dei concertini, eh, delle anche delle mangiate con diciamo, le cose nostre tipiche delle zone nostre eh, e quest'anno abbiamo voluto aggiungere eh, insieme magari alla parrocchia e ad altri gruppi tipo il gruppo Propigliata, eh, la consulta giovani che ci hanno dato una mano e che ci danno una mano un, una rappresentazione anche qui diversa eh, sulla nascita di Gesù. Infatti, noi racconteremo eh, integralmente eh, dall'annunciazione fino alla nascita tutte le fasi eh, della nascita appunto di, di Gesù. Abbiamo l'annunciazione dell'angelo, la visita eh, di Maria alla cugina Elisabetta, l'annunciazione ai pastori l'incontro di Erode con i Re Maggi e poi eh, si va tutti insieme, uniti, eh, verso la Natività. E la location, praticamente il luogo dove si svolge, è particolare perché mi spiegavi... Eh? Sì, sono praticamente questi vicoletti del centro storico, ormai diciamo eh, inabitati, che almeno per un giorno cerchiamo di farli un pochettino rinascere. Quindi è un modo anche per fare conoscere l'architettura e la storia di San Pietro Apostolo in Italia e nel mondo, perché comunque ci sono anche persone che guardano la Web TV, ma guardano in generale quello che fate in giro, poi diciamolo anche che quest'estate avete portato eh, Mimmo Cavallaro, insomma l'associazione fa varie cose e si interessa del, eh, dell'aspetto appunto culturale del, di San Pietro Apostolo Sì, anche perché abbiamo molti emigrati sia al nord che in America, in Australia e fortunatamente adesso con i nostri mezzi telematici riusciamo a raggiungerli quindi anche loro si complimentano e ci aiutano costantemente anche economicamente nel mantenere questa associazione, in questi Iniziative. Quindi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando a, a venire a San Pietro Apostolo il 6 gennaio, ma a visitare comunque i presepi anche in questi giorni, perché eh, non solo potrete ammirare le opere d'arte che sono qui esposte, ma soprattutto a gustare quello che San Pietro Apostolo ha da offrire. Dicevate la, le Crespellate e tutte comunque le altre eh, delizie diciamo, del, del territorio. Io a questo punto ringrazio Gianni Talarico per il tempo che ci ha dedicato e niente, vi invito a visitare nuovamente questi bellissimi presepi e magari da qui. I biglietti per vincere il presepe, giusto? Qual è il premio? In... Sì, ci sono dei, dei premi, appunto, dei presepi che sono stati fatti da noi dell'associazione: sono tre premi. E, e niente, chi vuole partecipare acquista un biglietto. Sono cose belle da, da avere. Perfetto, <ride> grazie ancora.